no? Questo è uno stravolgimento di un principio elementare di buon senso. Chi è eletto per adempiere ad un mandato relativo all'incarico che ricopre. Se tu sei eletto sindaco o consigliere regionale, non ti puoi occupare né dei trattati internazionali né della riforma costituzionale. Quindi nasce un mostro, questo Senato, che non mi dicano, ah, ma è il modello tedesco, perché per quel poco, come dire, che abbiamo studiato in questi anni, il Bundesrat è una cosa seria, perché quella è la Repubblica Federale Tedesca. Non sono regioni, sono Länder, sono stati, e quindi hanno delle prerogative, dei poteri ben definiti, e il Senato, il Bundesrat, ha un senso proprio perché è una Repubblica Federale. Qui invece si va in netta contraddizione in termini, perché nella riforma c'è anche qualche cosa, veniva detto prima, positivo. Io da uomo di destra dico, beh, bravo, finalmente togli un po' di potere alle regioni e lo ridai allo Stato centrale, perché quel titolo quinto scritto in quel modo, con tante materie condivise, un contenzioso che era diventato, quindi bene l'inversione di tendenza. E poi se fai l'inversione di tendenza, fai nascere questo coso, questo Senato, composto da consiglieri regionali e da sindaci. Non è vero che si semplifica il procedimento legislativo, nella Chiesa ha colto un punto, lì i regolamenti parlamentari potrebbero fare di più, ma soprattutto, e vedrete che se passa la riforma non mi sbaglio, e spero che non passi, aumenterà il contenzioso, perché un Senato di 100 tra consiglieri e sindaci, per dimostrare di esistere, per dimostrare di servire a qualche cosa, dovrà necessariamente, come dice quell'incomprensibile articolo 70, attivare un contenzioso con l'altro ramo del Parlamento. Allora, un conto è dire riformiamo le istituzioni, un conto poi è il merito di come sono fatte queste riforme. L'ultima considerazione, quindi non c'entra nulla il presidenzialismo, non si citi a sproposito. Non c'è una sostanziale fine del sistema bicamerale paritario, non corrisponde al vero che il sistema bicamerale paritario ha reso eterni i tempi di decisione, 30 anni in Parlamento, a parte gli anni in cui ho presieduto la Camera, governo o opposizione, non importa chi c'è a presidenza del Consiglio, quando un governo vuole una legge approvata in tempi brevi, fa un decreto legge. Perché l'interpretazione che la giurisprudenza ha dato negli ultimi 20 anni degli straordinari requisiti di necessità e di urgenza è molto chiara. Il decreto oggi è rarissimo che venga bocciato dal Presidente della Repubblica che deve fare un vaglio preventivo. Fa il decreto. Quando è che si ferma una legge tra la Camera e il Senato, tra il Senato e la Camera? Quando la maggioranza che sostiene il governo ha un ripensamento. Quante volte anche noi l'abbiamo fatto, no? Prima battuta per far vedere che la maggioranza è coesa, si approva con l'impegno o la riserva mentale, che poi nell'altro ramo del Parlamento si ferma perché bisogna riflettere, perché sorge un problema. Allora, no, diciamo cose a sproposito. Non è il sistema bicamerale che rallenta, è la fatica della politica, perché nei governi di coalizione tante volte devi trovare delle posizioni condivise. Quindi mi fermo qui e spero che gli elettori appunto di destra centrodestra riflettano e non si facciano abbagliare dall'idea ah ma le riforme le fa, perché se le riforme sono riforme sbagliate poi alla fine ne paghiamo il conto, e se destra vuol dire interesse generale del paese cerchiamo di tutelarlo votando no.